Questo è Minecraft Imperialismo edizione Inside Out. Ho raggruppato i 16 personaggi principali di questo film e li ho inseriti all'interno di questa mappa. E li ho inseriti tutti all'interno di una ruota. E i 16 personaggi si muoveranno grazie a questa freccia. Le regole le conosciamo, giriamo per le prime 4 tornate e il primo personaggio è Disgusto. Disgusto che si trova esattamente al centro della mappa, tra il poliziotto paura, anche per pochissimo, dal padre di Riley. In basso a destra abbiamo Tristezza, uno dei personaggi preferiti. Gioia invece verso sud-ovest. Ad ovest abbiamo Rabbia, che è il mio personaggio preferito. E nei commenti scrivetemi qual è il vostro. E se siete nuovi, iscrivetevi al mio canale e lasciate un mi piace. E Disgusto andrà in direzione sud-ovest, andando in questo modo all'attacco di Gioia, uno dei personaggi principali. E nel secondo giro di ruota abbiamo Riley, che non potrà andare ad attaccare Gioia, ma può andare ad attaccare o Bing Bong oppure Rabbia. E la direzione della freccia è verso destra, andando in questo modo ad attaccare Rabbia. Nel terzo giro di ruota entra in campo il poliziotto. Anche lui si trova al centro della mappa, ma non potrà andare ad attaccare nessuno nella parte a sud. Quindi si potrà muovere o a sinistra o a destra o verso il nord. E la freccia indica appunto questa ultima direzione che abbiamo nominato, facendo sì che il poliziotto andrà ad attaccare Val. E nel quarto giro è uscita Noia, che si trova nella parte a destra della mappa, affiancata da Ansia, Nostalgia, dal padre di Riley e anche dalla paura. E la sua direzione d'attacco è verso il sud, facendo sì che andrà a sfidare il padre di Riley. Tra Gioia e Disgusto abbiamo una battaglia che parte subito nella zona centrale. I due team non si dividono più di tanto, ma quanto notiamo piano piano è Gioia quella che sta prendendo sopravvento della battaglia, rimanendo comunque con pochissimi guerrieri alla fine della sfida. E tra il poliziotto e Val Ortiz, che è stata un po' la protagonista di questo Inside Out 2, invece mi sembra che la battaglia sia un po' più pari, ma vedo che in realtà le skin del poliziotto stanno sempre di più sparendo. Si nota che la giocatrice di Hockey si è giocata anche molto bene questa sfida, vincendo. E poi abbiamo Noia contro il padre di Riley, che comunque nella serie dei film è un personaggio abbastanza importante. Noia è appena entrato invece all'interno di questa saga di Inside Out 2 e sta facendo rispettare. Mi sembra di vedere una battaglia abbastanza pari, ma sarà Noia a conquistare il territorio del padre di Riley, per poi arrivare nello scontro finale di questo primo round di Minecraft Imperialismo. Rabbia contro Riley. Riley ovviamente è la protagonista di Inside Out 2, ma anche Rabbia in realtà si fa sentire per bene. Attenzione, ha distrutto completamente tutte quante le truppe di Riley, ma sono rimasti in tantissimi all'interno di questo ring. Mamma mia, Rabbia è parita molto bene in questo round, vincendo questa sfida molto importante, facendo sì che Rabbia andrà a conquistare tutto il territorio di Riley. Gioia conquisterà il territorio di Disgusto, Val conquisterà tutto il territorio del poliziotto e Noia eliminerà il padre di Riley, conquistando il suo territorio. E il primo giro del secondo round è della madre di Riley, che si trova nella zona sinistra della mappa, affiancata da Nostalgia, sopra abbiamo Ansia e sotto abbiamo Imbarazzo, e a sinistra Noia, che ha conquistato un bel po' di territorio a quanto vediamo. E la direzione del suo attacco è verso sud, facendo in modo che entrerà in battaglia contro Imbarazzo, un personaggio tenerissimo. E nel secondo giro del secondo round entra in sfida Tristezza, che occupa la zona sud della mappa, affiancata da Gioia, che ha conquistato veramente tanto. Stessa cosa anche per Noia, le uniche due che può andare a sfidare, se non fosse che per una piccola parte di territorio può andare anche ad attaccare Paura. Ebbene, la freccia punta esattamente verso nord-ovest, facendo sì che appunto Tristezza vada ad attaccare la paura. Nel terzo giro del secondo round entra in campo Bing Bong, che entrerà in battaglia per occupare un territorio a sinistra della mappa e dovrà sfidare o Invidia o ancora Rabbia, che potrebbe tornare in campo. La direzione del suo attacco è verso est, ma la freccia punta un pochino verso nord, andando quindi di poco all'attacco di Invidia. E nel quarto giro della seconda fase entra in campo Ansia, che non può andare ad attaccare la madre, che si trova a sud, perché la madre è già in battaglia con Imbarazzo. Di conseguenza, al suo fianco abbiamo Nostalgia e anche Noia, che già prima era entrata in battaglia, quindi sarebbe una seconda sfida per lei. Ma sarà la freccia a decidere, e in questo caso ha deciso sud-ovest. Quindi avremo una sfida tra Ansia e Nostalgia. La prima battaglia tra Bing Bong e Invidia si divide in due grandi fasi, una a sinistra e una a destra. Molto difficile capire chi sta vincendo questa battaglia, perché mi sa che saranno molto 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 pari alla fine dei conti. Ma attenzione, perché vedo più testoline di Invidia che hanno stravinto nella parte finale.
finale della battaglia. La mamma di Riley invece è l'ultima rimasta alla famiglia, che dovrà difendere il proprio territorio. Ma mi sa che imbarazzo ha distrutto completamente il sogno di difendere la propria famiglia in Minecraft Imperialismo e ha stravinto la battaglia, forse con il più alto numero di truppe mai esistito in questo Minecraft Imperialismo, dopo una sfida. Due tra le emozioni più importanti di Inside Out. Abbiamo tristezza contro paura. Chi vincerà appunto tra queste due emozioni? Beh, non lo sappiamo. Io vedo però più testoline di tristezza, forse, che stanno eliminando in tutti i lati la paura, avanzando così nella prossima fase di questo Minecraft Imperialismo. E l'ultima battaglia di questa seconda fase è importantissima, perché sono due emozioni molto molto importanti: nostalgia contro ansia. Vediamo chi la scamperà questa battaglia. Dal lato sinistro nostalgia ha stravinto, invece sarà in quello destro che ansia si è difesa molto molto bene, per poi arrivare a una sfida super pari in questa parte finale di questa sfida della seconda fase. Ma è ansia a comandare e vincere questa ultima sfida del secondo round, facendo sì che il territorio di nostalgia venga conquistato da ansia, che la madre di Riley abbandoni per sempre Minecraft Imperialismo, che Nvidia conquisti tutta questa parte in alto a sinistra della mappa e che la tristezza conquisti il territorio della paura. Nella terza fase sono rimasti solamente in 8 e il primo ad uscire è la rabbia. La rabbia che ha attorno a sé ben 3 territori che può andare a conquistare. Abbiamo Nvidia Nord, abbiamo invece verso est Val e verso sud est, ma anche a sud Gioia. E la freccia ci indica che andrà ad attaccare verso nord, andando in questo modo a sfidare l'Nvidia, che era appena entrata in battaglia. Nel secondo giro di questa terza fase torna in battaglia l'ansia, che confina con l'emozione della noia e con quella dell'imbarazzo. La sua direzione d'attacco sarà verso sud-ovest, andando così a colpire l'imbarazzo. La terza sfidante del terzo round sarà Gioia, che a quanto vediamo deciderà anche la quarta battaglia in base alla sua direzione d'attacco. Avvicina a sé la tristezza e anche Val, che è rimasta anche l'unica non emozione in campo, quindi l'unica umana. La direzione del suo attacco sarà verso est, creando quindi una sfida molto divertente tra la gioia e la tristezza. In questo modo l'ultima sfida sarà tra Val e la noia. Abbiamo in campo la noia contro Val. Vediamo chi vincerà questa sfida. Qua a destra Val sta provando a difendere, ma vedo tantissime teste azzurre, che in realtà dovrebbero essere un po' più veloce, da questo lato della noia, che ha stravinto. Qua a destra, a sinistra arrivano 4 truppe di Val, che però ci abbandonerà, e in battaglia rimarranno solo emozioni. In questo caso ha vinto la noia. Sarà invece la rabbia o l'invidia a proseguire nel prossimo turno, che sarà fondamentale, molto vicini alla finale di questo Minecraft Imperialismo molto particolare. Qua a destra è l'invidia che ha stravinto contro la rabbia, che qua sta perdendo, ma dal lato opposto ha stravinto invece la sfida, e che quindi molto probabilmente non sarà possibile far sì che la battaglia venga ribaltata, perché la rabbia a vincere in questo turno. Mi sembra che la rabbia sia uno dei team più forti di tutti quanti, nonostante si parta ognuno pari, 75 truppe contro 75. E nel terzo round invece abbiamo due emozioni molto molto forti: l'ansia e l'imbarazzo. Vediamo chi vincerà questa sfida. Abbiamo a sinistra l'ansia che sta provando a difendersi sull'imbarazzo, ma vedo che in realtà è a destra che sta vincendo appunto questa ultima emozione, anche se ne vedo in realtà pochissimi, sembrano in tantissimi, ma in realtà è l'ansia che ha ribaltato completamente la battaglia. E questa ultima sfida sa un po' di derby tra tristezza e gioia, due emozioni che sono esattamente una contrapposta all'altra. Hanno entrambe però la testa blu, quindi è un po' difficile capire chi sta vincendo questa battaglia e chi no, ma mi sa che è proprio la tristezza a vincere. Non lo so, sono entrambe pari credo alla fine dei conti, ma mi sa sì che è la tristezza a vincere questa sfida. Sono un pochino triste ad essere sincero. In questo modo Gioia viene eliminata dalla sfida. La rabbia ha eliminato completamente l'invidia. L'imbarazzo abbandona Minecraft Imperialismo per colpa dell'ansia. E la noia conquista il territorio di Val. Ecco quindi i 4 territori finali di questo Minecraft Imperialismo. Questo ultimo giro di ruota deciderà tutto. E il primo ad attaccare sarà la rabbia, che deciderà la prima semifinale, scegliendo di andare ad attaccare o la noia verso nord-est o verso la tristezza a sud-est. E la sua direzione d'attacco è verso nord-est, facendo sì che la prima semifinale sarà tra la rabbia e la noia, e quindi di conseguenza la seconda semifinale sarà tra la tristezza e l'ansia. E che la prima semifinale possa avere inizio tra la rabbia e la noia. Vediamo chi tra queste due emozioni vincerà. È molto facile distinguere in realtà come sta andando un pochino la battaglia. Mi sembra che sia un po' più pari rispetto alle scorse della rabbia, che però sembra stravincere anche questa sfida, e che quindi sarà la prima finalista
di questo Minecraft imperialismo. E chissà invece chi vincerà questa seconda semifinale. Partiamo subito con tre gruppi ben distinti: destra, centro e sinistra. Vediamo chi comanderà nelle varie sfide, che in realtà qua a sinistra si stanno un pochino fondendo. L'ansia mi sa che ha stravinto nei confronti della tristezza, perché notiamo che sono rimaste tantissime truppe. E quindi abbiamo la seconda finalista. Ed ecco quindi qua gli ultimi due finalisti di questa sfida di Minecraft imperialismo, con una finale che si preannuncia molto molto interessante. Si parte con questa sfida. Vediamo come l'affronteranno in quattro principali gruppi: sinistra, centro, centro-destra e poi a destra direttamente a questa parte dove l'ansia ha stravinto. Invece a sinistra la rabbia che ha stravinto. Guardate come arrivano belli rabbiosi verso la battaglia finale qua al centro. Noto forse un po' più di truppe dell'ansia, ma vedremo come andrà a finire questo Minecraft imperialismo. Sarà una sfida del cardiopalma con pochissime truppe alla fine. Vedremo chi vincerà. Forse sarà proprio l'ansia, con appena 7 guerrieri. Comanda questa finale di Minecraft imperialismo, conquistando quindi tutto il territorio della rabbia, vincendo in questo modo questa sfida incredibile. Noi campioncini ci fermiamo qua. Spero che questo video vi sia piaciuto. Vi invito a lasciare un mi piace se siete nuovi ad iscrivervi al mio canale. E noi ci salutiamo e ci vediamo in un prossimo video. Scegliete quello qua davanti. Ciao!